Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di Radio Ticino d'Este, RD1 Vesta Radio. Andiamo a vedere le notizie più importanti della nostra regione. Scarica elettrica, due operai folgorati in una cartiera. Al cartiere Ermoli di Moggio Udinese, un 31enne di Tolmezzo e un 61enne di Valfassone stanno montando il macchinario su un quadro elettrico del sito industriale. Hanno importato ustioni alle mani e al viso. Il caso, già 2 anni senza Giulio, l'omicidio di Regeni e la verità è ancora lontana. Giornata della memoria, lo show neonazista non può essere vietato e le polemiche divampano. È diventato un caso nazionale concerto neonazi in programma sabato 27 gennaio a Razzano X in concomitanza col giorno della memoria. La prefettura di Pordenone dice che un evento si svolge in un club privato. L'appello di Greg Lerner dice che il governo intervenga. Compensi ai medici, il sindacalista difende i dottori. A Udine, addio ad Alessandro, il fotografo di Palermo, in provincia di frazione di Udine. Nord-Est Economia, Bini Smacchi dice: la crisi delle banche, colpa anche dei soci, non cacceranno il CDA. Ciao Doghe. Codroipo in lutto per la saluta, in lutto e saluta lo storico gestore Magor. Per 40 anni, insieme con i suoi 3 fratelli, ha diretto il ristorante di Villa Manina a Passariano. Ospitò anche il principe Carlo. Il sindaco Marchetti dice: con lui se ne va un pezzo di storia del Friuli. Udine, il neo sindaco Giacomello inaugura la mensa della scuola Zorutti e dà il 5 ai bambini. La scuola primaria Zorutti ha una propria mensa. Ad inaugurare i nuovi spazi c'era Carlo Giacomello, alla prima uscita ufficiale nelle vesti di sindaco. Il primo cittadino, oltre mezz'ora, si è intenuto con 150 alunni, dando a ognuno il 5 con la mano al suono della campanella. A Grado va a fuoco il Plaza Hotel. Le fiamme sono divampate nella notte fra mercoledì e giovedì, quindi stanotte, per ragioni al momento ancora ignote. La struttura è chiusa per la stagione invernale, completamente danneggiata. Super lavoro per i vigili del fuoco. Tempo libero, lezione di storia. Il Novecento di Mussolini e Lenin, i primi capi rivoluzionari. Verso le elezioni. Seggi a Ciriani e Tondo. Ricardi ritorna in pole. Ok al FDI e noi come Italia. Per la Camera di Trieste è pronta la primaria stabile. Baloc dice blindato al Senato. Blasoni in bilico. Più chance per il capogruppo della Forza Italia. Picchio i ragazzi. Condannato a 3 anni. In carcere un 35enne di San Daniele. Un gruppetto lo infastidiva. Lui invase dai domiciliari e con un tirapugni colpì un quindicenne. Udine, toccava le studentesse, prof condannato, 2 anni di reclusione con sospensione della condizionale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa. Quote latte, Italia condannata. In Friuli-Venezia Giulia coinvolte ben 100 stalle. La Corte di Giustizia, UE, banchetta, Roma deve avere dai prodotti 1,3 miliardi di euro. Il debito delle realtà regionali verso AGEA si aggira attorno a 25 milioni di euro. A Udine colpo della banda dei micropoker in un bar. Nella notte fra sta proprio stanotte, furto con spaccata al Twins in via Grado, vietata i frantumi, una telecamera danneggiata e 2 slot forzate. Muore nel bosco il colpito da un tronco, lascia moglie e 3 figli. È successo nei boschi della Altana, frazione di San Leonardo al Natisone. L'uomo stava lavorando in una zona impervia ed è finito in un canalone. Per
per cui anche le operazioni di recupero sono rilevate particolarmente difficoltose. La vittima è Vanni Ovizka, 51enne, il corpo trovato dal figlio e dal fratello, che erano al di là della duna. Corno di Rosazzo, Marco Battistutto, si è spento a solo 38 anni. Da tempo lottava contro la malattia. Nato e cresciuto a Cormons, abitava a Corno di Rosazzo. Giovedì, oggi, questo pomeriggio, i funerali. Investito da un furgone mentre attraversa la strada, aiutandosi con le stampelle, è grave. È accaduto a Rigiano di Piavia di Udine, in via della stazione. Il ferito 74enne abita in quella zona ed è stato soccorso da un'ambulanza e da un'altra equipe sanitaria, giunta a bordo di un elicottero. A Udine l'ex preside si offre disposto a lavorare gratis per le scuole senza dirigente. Pasquale Dall'Oglio, 73 anni, tornerebbe allo Stellini o a Paolaro. Altri colleghi sono pronti a rientrare a tetto gratuito, dice. Andiamo a vedere in questo momento le notizie anche del meteo, che in questo momento il cielo in questo momento è nuvoloso, si forse in serata possibili piovigine nelle zone orientali e neve ai 800-1000 metri. La situazione generale, l'afflusso di correnti sud-occidentali, miti in quota, favorisce un'atmosfera stabile e accumulo di aria umida negli strati medio-bassi dell'atmosfera. Tempo per domani, venerdì 26 gennaio, cielo in prevalenza coperto, sulle zone orientali non è esclusa qualche debole precipitazione sparsa, più probabile sulle prealpi Giulie. In serata possibili nebbie in pianura. Le temperature si prevedono minime da 4 a 6 gradi, massime da 8 a 11 gradi. In costa minime da 6 a 9 gradi, massime da 9 a 12 gradi. In 1000 metri 2 gradi, 2000 metri meno 2 gradi la media. Il tempo per dopodomani, sabato 27 gennaio, su pianura e costa c'è in prevalenza coperto con foschia o nebbie, anche qualche piovigine locale. Sulle zone più interne e da variabile, a nuvoloso con tempo migliore. In quota e sulle Alpi, inversione termica sui monti con zero termico e in risalita fino ai 2500 metri circa. In temperature in pianura si prevedono da 2 a 5 gradi, massime da 8 a 12 gradi. In costa minime da 8 a 10 gradi, massime da 10 a 13 gradi. In 1000 metri 2 gradi, 2000 metri 2 gradi da media. La tendenza per domenica 28 gennaio. Sulle Alpi bel tempo, sul resto della regione tempo nuvoloso al mattino, variabile o poco nuvoloso in giornata. Dalla sera nebbia in pianura, zero termico ai 1200 metri circa. Le temperature si prevedono minime da 2 a 6 gradi, in costa minime da 6 a 9 gradi, le massime in pianura e costa da 10 a 13 gradi, i 1000 metri 5 gradi, 2000 metri 3 gradi la media. E infine la tendenza per l'inizio della prossima settimana, lunedì 29 gennaio, in montagna cielo sereno o poco nuvoloso, con inversione termica e zero termico ai 2700 metri. Su pianura costa nebbia persistente anche durante il giorno. Le temperature si prevederanno minime da 2 a 4 gradi, in costa minime da 4 a 7 gradi. In pianura costa le massime saranno da 6 a 9 gradi. I 1000 metri 5 gradi, 2000 metri 3 gradi la media. Bene, il TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia finisce qui. Di Adover Giro d'Este, R1 e Star Radio. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo domani, sempre a stessa ora, a fra poco per il TG Sport. Da Marco è tutto. Ciao ciao!